continua il viaggio di Noi TV per l'entroterra versiliese, per il litorale versiliese, il nostro splendido territorio che ci offre anche tanti eventi. Siamo a Camaiore per la sesta edizione di A Tutto Luppolo, evento organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia. Bene, ci sono birrifici, ci sono degustazioni, vere e proprie degustazioni. Il luppolo, il sapore fruttato, l'odore, insomma veramente scopriremo tante cose importanti anche per la birra. Un birrifici del territorio, e io concluderei così invitandovi a guardare. E allora, siamo abituati a sentir dire a tutta birra, invece noi diciamo a tutto luppolo. Roberta Palmerini, in pieno tema, ben introdotta nella serata di stasera. Beccata in pieno. Buonasera a tutti. Siamo alla festa della birra nel centro storico di Camaiore. Diciamo è la festa del luppolo, per essere più precisi. È tutta birra artigianale, questo ci teniamo a dirlo. Birre particolari. Infatti ora stavo assaggiando questa birra, che chiederemo due spiegazioni a questo signore, che ve la spiegherà molto meglio di me, perché io sono molto brava a berla, ma magari un po' meno a spiegare. Che tipo di birra è? Allora, questa è una birra un po' particolare, si tratta di una cream ale. È uno stile ormai in disuso che abbiamo deciso di ritirare fuori, perché in realtà è bello da scoprire. La bellezza di questa birra è la morbidezza che ha al palato, la cremosità proprio. Qui abbiamo aggiunto anche del lattosio come tocco finale e una puntina di vaniglia, e ci piaceva portarla qua. Siamo quasi all'inizio dell'estate e siamo davvero nel mezzo, del bel mezzo degli eventi organizzati dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia. Quindi ne abbiamo già fatti diversi, qui c'è anche musica stasera, degustazione e musica. Sì, insomma è un intrattenimento, è una festa, la base è una festa. È una festa, diciamo, un po' giovane, perché comunque mi sembra che le persone siano abbastanza su un target giovanile, c'è presenza anche di persone, insomma, adulte. Però ecco, è una festa del luppolo, la festa stare insieme. Ecco, però la scelta di sole birre artigianali, questo è importante. Sì, sì, la scelta è proprio fondamentale. Birre artigianali e locali, importante quello, locali. Festa della birra, birra artigianale e locale, è buona? Molto buona, è una fortuna che sia qua, da queste parti. Si beve bene, si sta bene. È differente la birra artigianale da quella poi industriale. Qualcuno una volta a me ha detto, la prima volta che l'ho provata, indietro non si torna. Indietro non si torna, sì, è vero, confermo. Località Prato, quindi birra toscana, birra del territorio, birra italiana. È il primo anno o sei venuta anche... Noi abbiamo fatto il quarto compleanno il 24 di maggio, quindi ormai siamo radicati sul territorio a Prato, siamo 4 anni e ci siamo, quindi voglio dire... questa edizione di Tutto Luppolo? Questa è la prima volta che ci conoscevo già la manifestazione, però è la prima volta che ci invitano, quindi siamo venuti volentieri, anche perché a quest'ora vedo già un sacco di gente, quindi sembra che funzioni anche parecchio bene. Troviamo anche Luca Della Latta del CCN di Camaiore, che collabora spesso anche col consorzio, con Roberta Palmerini. E sei a bere la birra? Sì, assolutamente sì, anche perché proprio per il tessuto commerciale del centro storico è uno degli eventi più intensi, quindi che c'è molto movimento, quindi per noi avere un fine settimana che comunque c'è molto movimento di persone, per noi
questo è un evento molto particolare perché si può degustare vari tipi di birra, quindi è anche piacevole per noi stessi, no? Come ospiti essere presenti a questo evento. Ecco, io mi soffermo di nuovo e anche con te sulla parola degustare. Eravamo abituati, forse io ignorantemente, eravamo abituati a pensare alle degustazioni riferite al vino. Invece anche la birra, soprattutto la birra artigianale, ha varie sfumature e vari sapori. Assolutamente sì. Voglio portare la mia esperienza. Prima ho assaggiato un tipo di birra che solamente annusandola sembrava un succo di frutta. Aveva un profumo buonissimo. Io non sono un grande intenditore di birra, però è un piacere per tutti, credo, poter andare in giro per i vari stand e provare vari tipi di birra. Mi hanno detto che qui c'è una birra che ha il profumo del succo di frutta. Sì, vabbè, è improprio dire il succo di frutta, però sì, la nostra American Wheat è una blanche più moderna, con un lievito americano e dei luppoli australiani che ricordano il mandarino, il mango, quindi ha dei sentori fruttati, ma in realtà è la resina del luppolo. Ecco, e quindi riusciamo a dare la birra, oltre che un sapore, anche una profumazione agli agrumi. Certo, assolutamente sì. La birra, la preparazione della birra è molto simile a quella di una tisana, quindi qualunque cosa ci metti dentro rimane sia al gusto che all'aroma. L'intervista va conclusa nel modo giusto però, cioè quello di farmela assaggiare, poco ma di farmela assaggiare. Dai, assistiamo direttamente, diretta, ovviamente c'è molto movimento, non molta. Basta così, grazie. Prima si annusa, come il vino. È vero. Mandarino. Mandarino, nota fruttata di albicocca, mango, e poi in bocca c'è la parte zuccherina del frumento e poi arriva l'amaro, perché la resina del luppolo è comunque un amaricante. Ci siamo? È buonissima, buonissima. Ottimo. Roberta, ma questo fa parte naturalmente delle tue mansioni, assaggiare tutte le birre, assaggiare le birre di tutte le produzioni. Certamente, la birra oltretutto hanno anche un sapore molto particolare, cioè non è birra confezionata, è birra molto fatta alla spina, artigianale, per cui assaggiare una birra particolare che ha un gusto diverso dall'altro, chiaramente cioè, invita. È invitante come cosa, eh? Infatti il tema della serata è proprio degustazione. È degustazione, poi c'è anche cosa da mangiare, cioè la serata è completa. Puoi ballare, c'è la musica, c'è la birra, c'è, puoi pranzare o cenare ai ristoranti, perché comunque la festa è tutto il giorno, anche di domani. Per cui puoi fermarti al ristorante come mangiare qui insieme alla birra. Due cose, negozi aperti, diciamo che Camaiore è vivo, oggi e domani è molto vivo. È una scelta precisa quella di far essere presenti solo birre artigianali e produzioni locali di questa zona, di questo territorio? Rigorosamente artigianali e locali. La scelta del consorzio. È una scelta dell'evento proprio. L'evento è stato improntato 6 anni fa e è la 6ª edizione infatti, e tutti e 6 gli anni l'abbiamo proprio impostato con birra artigianale locale. Ti lasciamo alla tua degustazione. Ho aperto il portone di casa e ho capito cosa vuol dire inverno. E non per quanto il cielo sia affilato e invadente, né per l'argento che contorna ogni auto e ogni pianta, ma per la speranza, quella che non c'è. E io l'ho pure cercata, l'ho cercata con le mani sotto la neve e nelle previsioni meteo della prossima settimana. Ma io mica l'ho persa, in realtà, io non l'ho mai avuta. Mica sono uno di quei lanzichenecchi fortunati che con la bella stagione si riempiono la testa di queste speranze chiamate progetti.
dai più moderati. Abbiamo una produzione di birra proprio a Viareggio. Ecco, le birre sono di diverse qualità. Prima, poco fa, dicevi che fate più di 50 tipi di birra. Le birre, sì, sono di diversi tipi. Ci sono due grandi scuole, ovvero le birre ad alta fermentazione e le birre a bassa fermentazione. Di lì poi si diramano un sacco di altre differenziazioni. Poi ci sono le birre a fermentazione spontanea. Diciamo che è un mondo bello vasto che in pochi conoscono. Tutti sono abituati a classificare la birra per colore o per grado alcolico, mentre la birra si definisce per stile. Stile? Per stile. Ad esempio, qui troverai una Italian Kölsch, che è una rivisitazione di una Kölsch, birra tipica di Colonia. Italian perché? Perché è fatta in Italia, a Viareggio. Dopodiché una Saison, birra belga. In Belgio ci sono tantissimi stili, questo è uno solo. Diciamo che ogni paese produttore di birra, storicamente l'Italia non è un paese brassicolo, ogni paese produttore di birra ha i suoi stili e di lì poi si diramano, e ad oggi nel 2018 ci troviamo con un'infinità di stili dovuti dalle modifiche apportate dai diversi birrai, dai diversi birrifici che poi giocano con gli ingredienti. Ecco, hai detto appunto in Italia nel 2018, è cambiato, no? Prima l'Italia giustamente non era un paese riconoscibile per la birra, però negli ultimi anni c'è più attenzione, più produzione. C'è più produzione, in Italia ci sono più birrifici che chiese, è strano perché in Italia ci sono solo chiese, no, a parte gli scherzi, in Italia adesso siamo a un grande livello, ci sono tantissimi birrifici ottimi, tanti birrifici che sono andati in grande distribuzione, cosa che io non condanno, cosa che fanno in tanti, condannare chi passa alla grande distribuzione, però non è questo di cui volevo parlare, ma è del fatto che in Italia è stato coniato uno stile birrassicolo, che sono le Italian Grape Ale, ovvero birre fatte con il mosto d'uva o con l'aggiunta di uva di diversi vitigni. È uno stile che è nato in Italia ed è classificato dal BJCP, che è l'ente che classifica gli stili di birra, come stile puramente italiano.